Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video ed in questo video continueremo a stare sulle rapine. In questo episodio, ragazzi, beh, ci troviamo in un posto completamente diverso rispetto al solito e siamo vestiti completamente diversi rispetto al solito, perché oggi, ragazzi, prenderemo spunto dalla casa di carta. Sapete che è uscita la quarta parte e cercheremo di convertire gli ostaggi, sperando che ce ne siano, perché beh, vedrete che ci troviamo in un paesino veramente sperduto. Non so se ci sarà tanta gente, ma chi ci sarà dentro lo faremo diventare uno di noi. E in questo modo la polizia, quando arriverà, non saprà a chi sparare. Detto ciò, ragazzi, direi che siamo pronti, siamo una squadra di 4 uomini, tutti vestiti. Io sono l'unico con il borsone perché naturalmente porterò le armi. Avremo 2 veicoli a disposizione per la fuga e per arrivare alla banca. La banca si trova qua vicino, è una banca abbastanza piccola, il guadagno non mi aspetto che sia altissimo, ma ci divertiremo un sacco, ragazzi. Quindi, detto ciò, direi di uscire da questo posto, che sarebbe la nostra attività, che lasciate stare, è un'attività un po' particolare comunque, anzi, un bel po' particolare, è un club di un certo tipo. Ma in ogni caso, saliamo da qua e possiamo andare così. Faccio vedere esattamente che cosa c'è. Esattamente questo, vedete? È una specie di strip club slash, non lo so, locale di un certo tipo per un certo tipo di persone. Ma vabbè, questo sarà per un altro giorno. Stanno tutti aspettando una certa ballerina famosa, ma lasciate stare. Non usciamo da qua, ragazzi. Usciamo dal retro. Da qua è controproducente uscire. Quindi vediamo, c'è uno della nostra squadra. Adesso arriveranno sicuramente gli altri. Abbiamo le armi per tutti qua nel borsone. Usciamo da qua e vi faccio vedere. Questi sono i nostri 2 veicoli. Forse direte, ma che catorce sono? Beh, avete ragione, sono i nostri veicoli. Noi facciamo le rapine per provare a dare alla nostra famiglia e a noi stessi qualcosa di migliore. E questo cancello è chiuso. Mannaggia, chi è che ha chiuso sto cancello? Potevate lasciarlo aperto il cancello. Mannaggia la miseria. Vabbè, scavalchiamo, scavalchiamo. Questa è la prima difficoltà che incontriamo in questa rapina, ragazzi. In ogni caso, ovviamente la guida è a destra, perché si tratta di vecchi Land Rover che abbiamo trovato in un posto, non chiedetemi neanche dove, non hanno il codice identificativo del veicolo, quindi non possono risalire a noi, il che è un'ottima, ottima cosa decisamente. E che altro, ragazzi? Niente, per il resto in questo modo siamo praticamente salvi. Le targhe sono finte, vedete la targa con scritto super è assolutamente finta, questa è una targa 85 LED, insomma un'altra targa casuale completamente fatta a caso. Ok, signori, siete tutti pronti? Adesso vi spiego esattamente quello che succederà. Allora, se la smettete di trotterellarmi attorno come fosse dei Beyblade, possiamo iniziare a discutere un attimo, possiamo iniziare a parlare, ok? Allora, ragazzi, adesso vi spiego esattamente come funziona. Noi raggiungeremo la banca tramite questi 2 veicoli qua, che abbiamo preparato, quindi non vi preoccupate se esplodono, se rimangono lì, se li lasciate lì, se per emergenza non sono rintracciabili, non ci rintracceranno mai con quei veicoli lì. Anche le armi sono naturalmente cancellate, quindi potete anche buttare le armi, non ci troveranno mai. Ma una volta che arriveremo lì, dobbiamo aprire il vault, ovviamente. Allora, cosa faremo? Noi arriveremo lì, cercheremo di prendere tutte le persone, più persone possibili, in ostaggio. Speriamo che la polizia non venga chiamata immediatamente, perché abbiamo bisogno di un po' di tempo per, insomma, sistemare la situazione. E una volta che tutti gli ostaggi sono stati scambiati per noi stessi, inizieremo la procedura di apertura del vault, ok? Quindi cercheremo di aprire la porta, quella che contiene i soldi, portavalori, eccetera eccetera. Non so che cosa ci sia dentro, questa volta non siamo preparati, non abbiamo idea di che cosa ci sarà dentro, quindi dobbiamo semplicemente aspettare e vedere, sperando che ci sia qualcosa di importante dentro. Avete capito tutti? Bene, adesso per aprire la porta sicuramente la faremo aprire da un addetto, probabilmente avrà una chiave magnetica, non ne ho idea, vedremo una volta che siamo lì. L'importante è prendere tempo con gli ostaggi. Una volta che arriverà la polizia, speriamo che non inizino subito a sparare, speriamo che siano ragionevoli, speriamo che seguano il protocollo e che, insomma, inizi la contrattazione. Bene, capito tutto? Tutto chiaro, signori? Tutti chiari? Siete a posto? Tutto chiaro? Tutti chiari, eh? Perché è l'ultima volta che lo dico. A posto, benissimo. Allora, impugnate tutte le armi, ok? Adesso ve le consegno uno a uno. Questo è il mio, ovviamente, quello dorato. Poi ve lo consegno uno a uno. Dentro al borsone ho anche le armi finte per gli altri, ovviamente. Così tutti potremo avere un'arma e nessuno saprà da chi verrà l'arma. Voi ricordatevi di non far male alle persone, però ricordatevi di mettergli paura, molta paura, che se scappano li uccidiamo, eccetera eccetera. Allora, tu tieni la prima arma. Benissimo. Poi tu la seconda arma. La consegno anche a te, perfetto. E infine te sei l'ultimo e ti do l'arma anche a te. Benissimo, allora ve lo dico un po' così, ma provate a non farle vedere le armi per ora, ok? Provate a non farle vedere mentre dobbiamo andare verso la banca. Allora, uno di voi mi segua, uno di voi venga con me con il veicolo, voi due, gli altri due andate là con l'altra auto, ovviamente, perché non ci sono 4 posti nel range. Meglio avere 2 auto in più, vabbè, andiamo con 2 macchine, avete capito, insomma. Ok, perfetto, signori, allora tutti a bordo dei veicoli, forza, andiamo, non abbiamo tempo da perdere, quindi se ci sbrighiamo meglio, perché non si sa quanto tempo ci vorrà. Tutti pronti? Siamo tutti pronti, siamo tutti dentro. Benissimo, la benzina ce l'abbiamo, abbiamo tutto quello che ci serve. Cos'è? C'è qualcosa che non va? No, ok, c'è tutto bene. Ok, perfetto, perfetto. Ok, ok, attenzione, attenzione, bravo, bravo, fai manovra, attenzione un attimo che mi tolgo dallo scatafascio qua. Ecco, appena sbattuto l'auto, bravissimo, ti devo fare i miei applausi, complimenti. Per fortuna è rinforzata che abbiamo messo le cose fuori strada in questi veicoli, perché pensate se andavano con 2 pande. Comunque, guardare 4 bagiani così, 4 fagioli rossi dentro le auto, insomma, non è che
sia esattamente il massimo. Questo passa col rosso, quell'altro va da... Perché vai a destra? Era da andare a sinistra! Imbecille di un imbecille! È da andare a sinistra? Ma sei stupido? La città è piccola come un uovo e tu vai dall'altra parte! È una vita che abiti qua! Ma che cosa ti viene in mente? Dai che siamo anche in ritardo, non facciamo scherzi, che se iniziamo così poi la rapina ciaone proprio. E che caspita di giro stai facendo? Stai facendo il giro della città per farti vedere? Ti sta dando dallo sceriffo? Ma tu sei completamente imbecille, imbecille. Di prima categoria. No, io me ne vado dall'altra parte. Cioè, ti suono finché non capisci che diamine devi fare. Fermati con quel veicolo. Oh, non è possibile, non è possibile. Fermati, ti devi fermare. Non lo so se hai capito. Fermati. Oh, si è fermato. Com'è che adesso ti sei fermato? Dai, segui me, per favore, dai, segui me, vieni dietro di me. Oh, vieni dietro di me, fai inversione qua, e qua devi fare inversione. Non puoi fare inversione più avanti, devi fare inversione qua. No, ma questo, ragazzi, questo mi sta facendo impazzire oggi. Questo non doveva partecipare alla rapina, ma chi diamine l'ha preso? Molte ore più tardi. Ma guardate chi ce l'ha fatta, Cosa hai fatto, il giro di tutta la città, forse? Per poter tornare indietro, hai fatto il giro di tutta la città? Oh mio Dio, adesso stiamo alle mie regole, perché adesso segui tu me. E adesso vediamo di fare le cose a modo mio, perché se quegli agenti ci fermavano per sbaglio, perché magari vedevano quattro fagioli all'interno di un'auto, magari si chiedevano e si facevano anche due domande. No? E la rapina saltava completamente. Idiota, oh, ma guardate, cioè, ma la gente veramente a volte. In ogni caso, adesso raggiungiamo, ragazzi, tranquillamente, con tutta la calma del mondo, senza farci notare ulteriormente la banca. E così possiamo finalmente vedere di riuscire a fare questa rapina. Che se iniziamo così, vi giuro, anzi, fatemi mettere la maschera, perché qua non so io mica come andrà. Prendi la scorciatoia, bravo. Prendi anche il palo, chi se ne frega. Signore, se può spostarsi dal cavolo, qua stiamo cercando di fare una rapina, grazie mille. I pali li prendi tutti tu, è un vizio. Ormai è diventato un vizio. Ed eccoci qua, ragazzi. Siamo arrivati alla banca di Blaine County. Quindi questa è la banca savings di Blaine County. Adesso entriamo all'interno con i veicoli. Magari uno lo parcheggerei dietro, uno davanti. Vediamo se qualcuno è abbastanza intelligente da farlo. Ma sinceramente non lo so. Blocchiamo la strada con il veicolo. Almeno così i proiettili al massimo li prende il veicolo e non noi. Benissimo, ragazzi. Tutti pronti? Siete tutti pronti? Dentro. Ehi, fermi. Questa è una rapina. Fermi tutti. Questa è una rapina. Fermo. Se scappi ti uccido. Fermati dove sei. Fermi tutti, anche tu. Fermo. Ehi, non provate a chiamare. Provate a chiamare, siete morti. Provate a chiamare gli sbirri e siete morti. Avete capito? Tu, fermo. A terra con le mani bene in vista, bene in alto lì. E stai fermo lì. Se siamo tutti, non hanno chiamato gli sbirri, ok? Quindi passiamo alla fase 2. Fase 2, adesso trasformiamo tutti questi. Prendiamo la roba da qua dietro che abbiamo nel saccone. Prendiamo tutta la roba, li travestiamo tutti. Così, dovrebbero confondersi con noi. Speriamo che vada tutto bene e che abbiamo le misure giuste. Ok, dai, forza, passiamo. Scusate, non preoccupatevi, siete completamente al sicuro. Ma dovete fare quello che vi diciamo noi, ok? Adesso mettetevi quello che vi do io. E non fate alcun storia, non dite niente, state tranquilli, ok? Forza. Ok, benissimo, bravissimi, dovremmo aver fatto tutto correttamente, ragazzi. Adesso si capisce naturalmente che sono ostaggi perché hanno le mani alzate, quindi tornate in piedi esattamente come facciamo noi. Adesso vi diamo le armi e state buoni e fermi lì. Alzatevi su, forza. Benissimo, bravissimi, perfetto, state fermi lì, tanto le vostre armi sono giocattoli, quindi non pensate neanche di utilizzarle, ok? Sembrano vere ma non lo sono, anche il peso è vero. In ogni caso, adesso siete tutti pronti, tutti a posto? Ci sono due ostaggi là fuori che non mi piacciono, o li uccidete o li portate dentro e li facciamo trasformare. Formare anche loro. Portateli dentro che è meglio, ok? Fateli venire qua immediatamente. Intanto io penserò a quest'uomo qua, al personale autorizzato, ok? Vediamo un attimo. Bravissimo, bravissimo, vai lì, bravo. Apri la cassaforte con la tua chiave, bravo, bravissimo, perfetto. Bravo così, ottimo ragazzi, si è aperta la cassaforte, ottimo. Il problema, ragazzi, è che sembra che siano stati allertati i poliziotti, quindi adesso sono tutti pronti. Noi prendiamo tutto quello che possiamo prendere. Ok, allora prendiamo innanzitutto quello che è qua fuori, prendiamo tutto quello che riusciamo. Siamo a 110, 166.000, 227.000, ok, dai, stiamo andando bene ragazzi, prendiamo più soldi possibile. Ah, ok, non lo vedete perché esattamente io sono sopra, aspettate un attimo. Benissimo, 1.165.000, prendiamo anche il resto qua, che abbiamo tempo, ragazzi, abbiamo tempo, soprattutto perché con il diversivo che stiamo facendo è incredibile quanto tempo abbiamo. Siamo a 1.200.000, 1.300.000, 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000. Siamo già tantissimi soldi per questa banca, che non avevo neanche, ragazzi, una minima idea di quanto effettivamente potesse fruttare questa cosa qua. Benissimo, vediamo se c'entrano tutti i contanti. Sembrerebbe di sì, il borsone è abbastanza grande, le armi occupavano un sacco di spazio. Benissimo, siamo a 2.830.500 dollari, ragazzi, che è una cosa assurda, non l'avrei mai detto, ma ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo lasciare la banca, il direttore è ancora lì fermo. Adesso lui non lo prenderemo, ragazzi, lasciamolo così, non lo
lo vestiamo perché ci vuole troppo tempo. E arriveranno i poliziotti e si troveranno bene questo. Non sapranno cosa fare. Cosa diamine fai con un'emergenza del genere? Non si sa, ragazzi. Infatti, non si sa cosa faranno. Prendiamo l'arma. Abbiamo tutti l'arma, ok? L'unica cosa, ragazzi, noi abbiamo la maschera e il cappuccio leggermente diverso perché qualche imbecille ha preso una. Non lo trovava più. È andato in un altro negozio a prenderla. Qualche imbecille e non voglio guardare nessuno né lanciare frecciatine, vero? Bene, i soldi ce l'abbiamo. Abbiamo tutto. Possiamo fare tutto con calma. I poliziotti sembra che stiano arrivando, ma non sono ancora arrivati. Ok, perfetto. Allora, il tipo è spontaneamente, appena ho detto che andavo a prenderlo, lui è andato, ragazzi, verso la porta per la cassaforte e l'ha assolutamente aperta da solo, quindi tanto di cappello. Però facendo questo procedimento si è allertata naturalmente la polizia, quindi vediamo di lasciare la banca, vediamo se ce la facciamo. Sembra che la situazione sia tutta tranquilla. Se riuscite a salire con me, forza signori, forza ragazzi. Ok, vai, sali. Il problema, sai qual è? Il problema è che stanno arrivando, ma naturalmente non sanno chi è dentro, quindi se noi ce ne andiamo prima che arrivino, forse abbiamo una speranza. No, ci hanno già individuati, ma abbiamo il veicolo giusto per scappare. Abbiamo il veicolo perfetto per scappare, ragazzi. Come vedete, sì, sanno già che siamo noi. Naturalmente, blocco stradale, già un blocco stradale. Incredibile, si sono organizzati in un attimo. Attenzione, andiamo qua a destra. Attenzione, oh caspita, l'abbiamo preso con il lato. Benissimo, dobbiamo andarcene assolutamente da qua. Per fortuna abbiamo la strada perfetta, ragazzi. E probabilmente abbiamo meno carabinieri rispetto al solito, perché naturalmente ci sono anche altre persone dentro e potrebbero essere loro che hanno rubato il denaro. Non si sa. Probabilmente i poliziotti adesso sono alla ricerca un po' di tutti. Vediamo se riusciamo a scappare, soprattutto utilizzando le potenzialità di questo veicolo, che caspita, si è appena infranto contro una roccia. Sta passando un treno, vediamo se riusciamo a sorpassare il treno. Magari se riuscissimo a passare oltre il treno riusciremmo a perdere le nostre tracce. Vediamo se ce la facciamo. Sento ancora sirene un po' ovunque, ragazzi, sirene ovunque. Benissimo, 2.800.000, ragazzi, un sacco di bottino per quello che pensavo di fare in realtà. Quindi ottimo. Se riuscissimo solamente a scappare, probabilmente avremmo svoltato. Forse ce la facciamo. Oh caspita, abbiamo un piccolo problema, che sarebbe il carburante. Questo è un vecchissimo veicolo e naturalmente consuma come non so cosa. Ma vi ricordate la tattica degli alberi? Quella vale un sacco. Attenzione che c'è un elicottero che ci sta guardando. Sì, ci ha beccati lo stesso. Eravamo qua in mezzo alla vegetazione, ma non è bastato, perché caspita, oh mio Dio, c'è un agente dei carabinieri che si è completamente ribaltato in mezzo alla montagna. Noi andiamocene via. Guardiamo e badiamo solamente ai nostri problemi, ragazzi. Solamente al fatto che dobbiamo fuggire e che ci stanno ancora individuando. Abbiamo pochissimo di tutto. Abbiamo pochissima vita, abbiamo pochissime armi, abbiamo pochissima possibilità. Abbiamo però un veicolo molto interessante, che se però riusciamo, dobbiamo entro 10 minuti, ragazzi, li dobbiamo perdere. Se non ce la facciamo, praticamente siamo spacciati, perché naturalmente stiamo per finire la benzina. Quindi se non ce la facciamo, attenzione, i ciclisti, porco cazzo, oh mio Dio, l'avete visti i carabinieri? Spietati, senza nessunissima minima. Mio Dio, avete visto? Non avevano nessun riguardo proprio. Ok, nascondiamoci qua dietro gli alberi. Vediamo se ce la facciamo. Manteniamo con la frizione. Riusciamo a magari rimanere qua. Anzi, mettiamo il freno a mano. Ditemi che non ci arrivano. Se ci arrivano, siamo spacciati. Oh mio Dio. Dai. No. Sono lì. L'ho visto il sedere della macchina. Ci hanno visti. Via. Oh, caspita, quanti sono. Sono arrivati anche i Jeeps. Via. Wow. Attenzione per queste strade, ragazzi. È una roba assolutamente impossibile. Ok. Dai. Ce la possiamo fare con la benzina che abbiamo. Wow, che salto. Ce la possiamo fare con la benzina che abbiamo. Abbiamo sospensioni uniche nel loro genere. Abbiamo tutto e di più, ragazzi. Di tutto e di più. È incredibile. Ce la possiamo fare. Elicotteri qua veramente che sono la maggior parte del casino. Non riescono ad entrare qua in mezzo agli alberi, quindi è veramente la nostra occasione, ragazzi. Prendiamo questa strada alternativa in mezzo al fango. Vediamo se magari tramite questa strada alternativa, se non ci facciamo vedere questa volta, la volta buona. Speriamo di sì, speriamo che mantengano la strada principale, che non ci vengano in questa secondaria. Perché se vengono in questa secondaria ci beccano, ma sembrerebbe di no, ragazzi. No, ci hanno visti, non è possibile, ci hanno visti probabilmente dall'altezza del veicolo. Ah, qua è molto fuori strada. Attenzione, ci stanno sparando. Attenzione, non so che fine abbiano fatto gli altri nostri compagni, non so quale sia la situazione lì. Guardate l'elicottero che è assolutamente in mezzo agli alberi. Non so se ce la farà a volare qua in mezzo. Come fa ad addentrarsi in queste aree? È praticamente impossibile, ragazzi. Si sta sparando dagli alberi, non ci posso credere. Wow, oh, attenzione, wow, ci butto. Ah, caspita, siamo caduti nel dirupo. Attenzione, mamma mia, ma cos'è? Proviamo ad uscire da qua. Ok, un canale di scolo che ci permette di scappare da qua. Se ci riuscissimo a nascondere in un canale di scolo, forse non ci vedono. Ci stanno ancora vedendo. Non so come, ma ci stanno ancora vedendo. Sanno che siamo qua. Attenzione, attenzione.
quindi attenzione, proviamo a scendere qua sotto. Magari in questo canale di scuola non ci vedono più. Speriamo bene. Sì, 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 sta funzionando, sta funzionando. Chi diamine volete che venga a vedere in un canale di scuola, ragazzi? Quindi non so se... No, ci hanno visti, non ci posso credere. Siamo spacciati, ragazzi. Siamo spacciati, era l'ultima possibilità di farcela. Sono riusciti a vedere, ci hanno visti anche lì. Hanno triangolato ovviamente l'ultima nostra posizione e da quello hanno calcolato che forse ci potevamo trovare lì. E hanno avuto completamente ragione, ci hanno trovati. Oddio, dove sono finito? No, si è schiacciata l'auto. Si è schiacciata l'auto, si è schiacciata l'auto. Non sta andando più, non sta andando più. Si è completamente schiacciata, via 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 via, amico mio. Via via, amico mio, nascondiamoci qua. Nascondiamoci qua, nascondiamoci qua, forse non ci vedono, forse non ci vedono qua. Rimani qua fermo, rimani fermo. Non fiatare, non dire niente, non fiatare, non dire niente, non fiatare. Non muoverti, non muoverti, non muoverti. Stai zitto in silenzio, non muoverti, ho detto. Sei un imbecille, sei un imbecille, ti sei fatto vedere. Ti sei fatto vedere, imbecille. Abbiamo la macchina completamente distrutta per colpa di una radice adesso. Che caspita, cos'è, un maresciallo dei carabinieri questo? Oh mio Dio, oh mio Dio. Fermo, 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 fermo. Carabiniere, carabiniere, usciamo da qua, usciamo da qua. Hanno il fucile a pompa, hanno il fucile a pompa. Ok, su, 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 su. Oh mamma, oh mamma, oh mamma, oh mamma. Siamo nel fuoco triangolato, siamo nel fuoco triangolato. Gissi, li odio, li odio, li odio. Vai su, dentro il veicolo, dentro il veicolo. Se siamo da soli, pazienza, ragazzi. Se siamo da soli, pazienza. Pazienza, 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 pazienza. Di qua non è la stessa cosa che quel Land Rover lì. Non è la stessa cosa. Proviamo, proviamo a vedere se gli altri nostri compagni sono al riparo oppure no. Vediamo se riusciamo magari a prendere il loro Land Rover se è ancora lì. Ma dubito fortemente, forse non è una grande idea tornare verso la rapina, ma sicuramente è meglio di un veicolo dei carabinieri, penso, non lo so, ragazzi, non ne sono neanche troppo sicuro. Hanno indetto un blocco stradale più avanti, vedete, speriamo non con le strisce chiodate. Vediamo, non hanno le strisce chiodate, non hanno le strisce chiodate. Wow, wow, ci mandano contro gli alberi apposta. Ci mandano contro gli alberi apposta. Attenzione, 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 proviamo a uscire da questa situazione. Mago Merlino, mi tolgo da questo casino e non ce la posso fare. Ok, andiamo qua sopra, qua sopra, qua sopra, qua sopra. Quindi ok, non ci stanno più vedendo, non ci stanno più vedendo, ci siamo fermati nella boscaglia. Forse riusciamo a scamparla giusto perché non siamo più nella boscaglia. Cambiamo veicolo, cambiamo veicolo. Proviamo ad andare con un veicolo normalissimo. Dovremmo anche cambiare vestiti, magari, ragazzi. Togliamo ovviamente il fucile da qua. Vediamo se riusciamo a scassinare questo veicolo qua. Sì, perfetto, perfetto. Ok, via, 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 via. Accenditi, accenditi, accenditi. Ti prego, ti prego, ti prego. Abbiamo cambiato veicolo così. Oh mio Dio, c'è un elicottero. C'è un elicottero. Speriamo che non ci veda. Speriamo che non ci veda. Speriamo che non ci veda. Che non pensi che siamo noi. 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 Sì, 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 sì. E dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai. Non ci devono vedere nell'abitacolo. Non ci devono vedere nell'abitacolo. Non ci devono vedere nell'abitacolo, non ci devono vedere nell'abitacolo. Oh mio Dio, non so come ce la stiamo facendo, ragazzi. Non so come la stiamo scampando. Passando. Oh sì, sì, sì. Completata, rapina completata, rapina completata. Oh mio Dio, è stata dura, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, è stata dura. Cambiamoci di vestiti, mettiamoci qua dietro prima che qualcuno allerti di nuovo la polizia. Mettiamoci magari sotto questo ponticello qua. Cambiamoci di vestiti velocemente e possiamo tornare a vedere la situazione. Vediamo se gli altri sono ancora vivi, che fine hanno fatto, che cosa è successo. Ok, ragazzi, perfetto. Abbiamo cambiato, ci siamo cambiati di vestiti velocemente con un'unica cosa che non passava osservata, naturalmente, la prima cosa che ci è capitata. In ogni caso, vediamo di vedere la situazione. Vediamo di vedere, una roba veramente orribile da dire. Non ditela mai, ma in ogni caso vediamo com'è la situazione. Magari il borsone non è la maggior parte, non è la cosa migliore, quindi nascondiamo il borsone e poi andiamo a fare una visitina. Scusate, scusatemi, scusatemi. Nascondiamola da qualche parte. Magari sono 2 milioni e 800 mila dollari, quindi dobbiamo nasconderli veramente in un posto in cui sappiamo che nessuno li toccherà mai. Magari vicino a una casa abbandonata o qualcosa del genere. Qua c'è un pollaio. Sì, un pollaio abbandonato. Mettiamolo nel pollaio abbandonato. Ok, però c'è una gallina lì, c'è un pollo, una gallina. Ok, vabbè, in ogni caso, pazienza. Mettiamolo un attimo qua. Speriamo che non venga nessuno. Intanto stiamo a pochissimo tempo. Andiamo a vedere come sono i nostri compagni. Ok, ragazzi, nascosto perfettamente. Adesso siamo irriconoscibili. Nessuno ci può rintracciare, nessuno sa chi siamo. Vi ho già detto, i veicoli erano completamente senza numeri di nessun tipo, quindi è impossibile che risalgano noi. Vediamo, cerchiamo di raggiungere la banca, magari correndo a piedi, e vediamo come se la sono cavata. Wow, ok, ragazzi, oh, incredibile. Il veicolo è ancora lì, il veicolo è ancora lì e sembrerebbe essere intatto. Non c'è neanche un segno su tutta la carrozzeria. Sembra che non siano mai arrivati al veicolo o non l'abbiano completamente preso. Speriamo non l'abbiano preso a questo punto. Allora, ci sono due pattuglie dei carabinieri qua e vedo dei colpi, ragazzi, probabilmente li vedo sul vetro. Non si mette molto bene, non vedo carabinieri né nulla, ma non si mette molto bene. Andiamo a vedere esattamente cosa. Oh mio Dio, no. No, 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 no. Oh mio Dio, sono rimasti sono finiti male, ragazzi. Non so se li riuscite a vedere, sono finiti male. Purtroppo è chiusa la banca, non riesco a entrare, naturalmente. Hanno chiuso e sigillato completamente tutto, ma come vedete gli ostaggi sono a terra. Credo fossero gli ostaggi quelli, sì, dovrebbero essere gli ostaggi. Non so, se non sono sicuro. Guardate come sono ridotti. Ah, c'è uno
di noi è accovacciato e gli altri sono praticamente... Ce n'è uno che è morto su questa panchina, tutto il sangue ovunque. Ok, meglio non guardare, ragazzi, meglio andarcene via da qua più lontani possibile. Non so che cosa abbiano fatto i carabinieri, ma decisamente qualcosa di assurdo. Io direi di lasciare il veicolo lì dov'è. Non voglio prenderlo per poi dire che è stato rubato, perché poi potrebbero dare la colpa anche a me. E naturalmente per il fatto che magari mi hanno rubato un veicolo, ma non c'è nessun codice all'interno e si fanno due domande. Quindi niente, ragazzi, io direi che terminiamo qua questo episodio. $2.800.000 sono nostri e purtroppo solamente nostri, non li condividiamo con nessuno perché tutti gli altri sono deceduti. È triste, ma è così, e siamo riusciti a uscire da quella banca esattamente nel momento esatto in cui, come avete visto, ragazzi, i carabinieri hanno bloccato l'entrata e l'uscita. Quindi non c'è nessun'altra entrata e uscita in quella banca, bisogna uscire per forza da lì. L'hanno completamente bloccata, quindi sono morti tutti quelli che sono dentro, ed è un peccato. Diciamo che secondo me non hanno agito secondo il protocollo. Detto ciò, ragazzi, io direi che dovete lasciare un like sotto questo video, iscrivetevi per nuovi episodi su LSPDFR, vita reale, eccetera eccetera, anche sulla delle rapine. In descrizione c'è il link del mio Instagram, che è il social network in cui sono più attivo. Seguitemi lì, mi raccomando, è molto importante perché vi aggiorno sempre su ciò che succede con il canale e soprattutto rispondo ai vostri commenti. Se mi taggate in una storia la riposto. Inoltre in descrizione c'è anche il link del mio TikTok, e anche, se volete, ogni mese regalo un videogioco per PC gratis a uno di voi. È un giveaway, quindi cliccate qua sotto, scegliete il gioco che volete e a fine mese uno di voi lo riceverà. Detto ciò, ragazzi, grazie a tutti, arrivederci. Buonanotte a tutti, ricordatevi, ce la faremo!